Ciao Valeria. Ciao. Benvenuta a casa. Grazie. Oggi siamo qui per raccontare quella che è la tua storia. Sì. Essere di esempio e di ispirazione. Mi racconti dove nasci, cosa studi, dai un po' di adolescenza. Dai un po' di adolescenza, partiamo da lì. Allora, conosco bene il vostro format anche in quello che vuole significare pane e cazzimma, no? Che magari molte persone non capiscono a prima istanza cosa significa cazzimma. Io invece da buona terrona, quindi già ti do un'indicazione, metà siciliano, metà calabrese. Una vita praticamente nella direzione della bellezza, ma ostacolata inizialmente da quello che era un po' la volontà dei genitori, soprattutto di mio padre, che vedeva in me appunto quello che era, essendo figlia unica, la riconoscenza di quello che doveva essere il proseguo di un'attività, perché nella mia famiglia sono tutti avvocati e tutti notai. Quindi, io sono sempre stata molto veloce in tutte le cose che ho fatto, e questa accelerazione mi ha portato anche negli studi ad andare avanti, perché sai, all'epoca, negli anni, insomma, io sono del 71, negli anni 80 ancora c'era la possibilità, anche nelle scuole parificate, seri del 71, e riuscire a rientrare in quelle che era la classe del 70, quindi recuperavi un anno. Con gli anni, sì, esatto. Sì. E quindi io praticamente mi sono diplomata a 17 anni. Ho finito i miei studi, nonostante io volessi fare il liceo artistico, ma ho dovuto seguire appunto il consiglio. Chiamiamolo così, il consiglio dei genitori. Sì, ti consiglio questo fuori dalla scuola. Se no ti taglio i viveri, esatto. Ecco, era questo. Qui avevo fatto il liceo classico, però ad oggi, a distanza di tanti anni da quel diploma, da quella maturità, dico che non è stata una scelta così sbagliata, perché poi tutto quello che è stato, gli studi che mi avrebbero portato ad unire in quella che è l'attività mia attuale, non era così chiara all'inizio, no? Per cui in tutto ciò che volevo apprendere al liceo artistico l'ho fatto poi di mio, in privato, quindi arte, acculturarmi in questo mondo, il colore in generale, che era qualcosa proprio che mi ha sempre piaciuto questo. Brava, ma anche la capacità di quello che il colore mi dava, sin da bambina, cioè c'erano delle situazioni in cui, se sei una persona accelerata, se stai in ambienti rossi o comunque dove c'è il rosso diventi più agitata, invece se sei nel mondo blu diventi più pacata, quindi comunque questa consapevolezza di quanto il colore influisse è sempre stato qualcosa che mi ha interessato. Inizialmente però la chiarezza che non volevo fare nel notaio l'avvocato l'abbiamo capito subito dopo il primo anno di giurisprudenza, perché abbiamo mollato subito dopo esegesi e diritto privato, però ci abbiamo provato. Poi invece l'opportunità è stata proprio in quell'ultima estate, prima della maturità, proprio come età, prima dei 18 anni, perché io sono nata a febbraio, e quindi praticamente in quell'anno, l'estate del mio 18esimo, come molti ragazzi di quel periodo, cercavamo di avere la paghetta che oggi si dà, di trovarcela noi, quindi facevi lavoretti, mansioni, altro, e io contribuì a quello che era l'acquisto della mia prima macchina, che fu la Y10, te la ricordi la Y10? Sì. Era proprio di questo colore, io la volevo proprio color Alcantara. Okay. E ricordo che presi questa macchina, e siccome in estate facevo anche la ragazza immagine in quelli che erano i locali della Calabria versione estiva, avevo conosciuto due grossi personaggi del mondo della musica, che erano Linus e Albertino, che mi invitarono a provare a sperimentarmi in quello che erano i locali del nord. E la possibilità mi è stata data grazie ad una delle ragazze che appunto faceva in quell'occasione la ragazza immagine, che arrivava con loro dal nord, che mi diede la possibilità di essere ospitata a casa da sua. Lei. Esatto. E hai quindi fatto anche questa avventura. Esattamente, cosa ho fatto questa avventura. Da questa avventura. Mondo della notte, no? Che adesso oltretutto non c'è neanche più tutto questo animazione. Esatto, ed è molto più pericoloso, diciamocelo. Sì. Non che i pericoli non ci fossero, perché i pericoli della notte, come dici tu, a mio parere possono diventare anche dei pericoli veramente importanti se tu non hai, come si dice, come dicevano i genitori, la testa sulle spalle. Anche sperimentarmi in un ambito che i miei genitori non mi avrebbero mai voluto vedere in quel contesto, perché è chiaro, no? Da quella premessa, ovvio, che ti ho fatto, certo, è ovvio, mi sono prestata una ribelle. L'hanno presa malissimo, malissimo. Però gli esempi, il ricordo di quelle che sono invece cose giuste e cose sbagliate, dove non era solo quello che ti arriva, ma
la ricezione delle informazioni che fai tu e che secondo me fa la differenza. Perché se qualcuno ti dice una cosa, se invece tu la interpreti, allora hai preso coscienza, certo, di quello che ti dicono gli altri. Ovvio, consapevolezza, sì, allora è diverso. E in quella consapevolezza ricordo che appunto, ti dico, tutte le nottate ero l'unica del sud e accompagnava tutte le altre ragazze, facevo il giro Lodi, okay, Piacenza, Milano per accompagnarle, perché ero l'unica sobria. E quindi, okay, mi sperimentavo in mezzo alla nebbia, che veramente è la nebbia degli anni, sì, 90, non esiste più, cioè, non me la ricordo come all'epoca. Da quel passaggio cosa ne è venuto fuori? Ne è venuto fuori quello di spostarmi, infatti sentirai l'accento, io ti ho detto sono metà siciliana, metà calabrese, vivo da tanti anni ormai a Milano, eppure l'accento è molto romano. Perché? Perché ho vissuto 23 anni. La nostra Italia, quindi sì, questo tra riff e raffi ho vissuto 23 anni a Roma, quindi insomma l'accento è rimasto quello. C'è. E il motivo di trasferirmi praticamente dal nord al centro Italia è stata la possibilità di partecipare a Non è la Rai. Io sono stata una delle ragazze di Non è la Rai, una meteora in realtà, perché sempre per il mio carattere ribelle. Però l'abbiamo fatto, cioè sai, proprio fatto. Sì, cioè, esatto, ho annoverato tante cose nel mio libro della vita. E con questa esperienza un po' cosa succede? Che io conosco quello che sarebbe diventato mio marito in un'età proprio, ero veramente una ragazza molto giovane, avevo 20 anni, e insomma sposarsi a 20 anni non è sempre così immediato, no, da decidere, prendo una decisione così importante. Però non è stato un grande amore, ne parlo al passato perché oggi siamo separati da tanti anni, divorziati, però sono stati 14 anni di vita importanti insieme, siamo cresciuti, perché dai 20 ai 30 poi diventi un'altra persona, diventi, sì, un uomo e diventi una donna. Insieme, cambiate delle cose. Sono cambiate un po' di cose, però ci sono rimasti due figli splendidi, io oggi sono anche nonna, perché il più piccolo dei miei due, che oggi ha 24 anni, è diventato papà. E quindi mi ha fatto diventare anche nonna, che è una bellissima anche sensazione. Anche lui veloce come la mamma? Velocissimo, fa le cose, velocissimo. Ha preso questa cosa. Immagina che lui vive all'attuale in America, vive in Florida ed è già un sous chef in una grossa catena alberghiera. Era il suo sogno. Io ricordo proprio lui da piccino in Calabria, guardava mia madre tra la femmina e il maschio, la femmina ha fregato proprio sempre lui della cucina. Mani in pasta, e invece lui rimaneva lì a guardare la nonna e faceva questi pomodori ripieni, gli piaceva così tanto. L'immagine si è evoluto in strada. Sui chef, esatto. Mi dici, Valeria, quelli che sono per te tre valori importantissimi? Allora, tre valori importantissimi: rispetto di sé e degli altri. Ti anticipo che l'hashtag di quello che faccio attualmente è Give Love First, che per me ha un valore importante, quindi rispetto per sé e per gli altri. La libertà è un altro valore importante, la libertà sia mia che degli altri, cioè mi piace la parola interdipendenza. E poi un altro valore importante, che è un po' la somma di queste due cose, è l'ikigai, di cui poi se vuoi ne parliamo, sì, perché l'ikigai è... Noi, molte persone ancora non sanno cos'è l'ikigai, altri l'hanno scoperto, per altri c'è un lavoro per arrivare all'ikigai, e io mi sono messa su questo percorso un po' di anni fa. Dimmi di più. Allora, diciamo che per vivere bene, io ho fatto tante esperienze nella mia vita, ancora prima che iniziasse l'intervista ti ho anticipato un po', quindi non è stato soltanto soffermarsi su quella che era un'evoluzione di quello che tu volevi fare come lavoro, ma un po' un lavoro enciclopedico, un po' un lavoro che doveva coronare quello che per me rappresenta un po', se dovesse essere un fiore, un girasole nella mia vita, tanti petali. Ok? Quindi il girasole è grande, simpatico, è colorato, è gioioso, e io volevo tanti petali nella mia vita, perché la mia vita non è stata così divertente e così colorata da bambina. E quindi era proprio il sogno di invece poter avere una sensazione di famiglia anche in quello che non era proprio la famiglia di appartenenza. Quindi tutto quello che ho fatto serviva a riempire dei vuoti che non c'erano. Quindi se prima non riempivi quei vuoti non ti potevi sentire sicura di te nel portare avanti le tue idee. Almeno questa è sempre stata la mia sensazione. Sì, sì. Prima mi sono fortificata e poi quando sono diventata matura, è proprio come l'albero, no? Quando sei matura scendi da sola dall'albero. Hai fatto l'esempio di un fiore che, se ci pensi, è fortissimo, cioè sì, il gambo, le sue radici sono fortissime. Sì. E poi
gira il sole significa che appunto sei alla ricerca sempre di qualcosa che sia la luce nella tua vita, qualcosa che anche in maniera leggera possa portare luce agli altri, ecco. Quindi vedi un po' il colore, sì, la luce. Pensa che il mio soprannome è Trilli, mi chiamano molte persone, mi chiamano Trilli, no? E tra l'altro il personaggio di Peter Pan che sì, mi piace sì, molto, no? Con questa bacchettina veloce, Trilli, rapida, che faccia le cose, dispettosa, sì, sì, come posso essere anche io, vedi, mi rappresenta veramente tanto l'immagine di Trilli. Però sa di fatto che appunto nel proseguo della vita anche la scelta di sposarmi presto, di avere dei figli, è chiaro che poi non puoi facilmente più ambire a diventare una ballerina o una cantante, che prevede invece una vita dove non hai degli obblighi e delle responsabilità. E siccome quella parte infamiliare invece del sud era forte, nel senso della famiglia, pur non avendola ricevuto io la famiglia purtroppo, però quando sei figlio puoi solo accettare delle decisioni da parte dei genitori, non puoi fare altro, secondo me. Mi è servita invece per, nella mia evoluzione, nel capire invece chi volevo veramente diventare. E quindi la possibilità di non essere più una cantante e una ballerina mi ha portato nel conoscere quello che era appunto mio marito, che era un parrucchiere, da lì sviluppare con lui un progetto di quello che mancava a lui, che era la parte della bellezza, la parte dell'estetica, ma in particolare proprio la parte di far diventare belle le donne, oltre a quello che era il mondo dei capelli. Cioè una donna che cambia taglio, cambia volumi, cambia colori, secondo me necessariamente ha bisogno anche in quello che è il mondo del volto, sì, di cambiare alcune cose che prima magari con un tipo di immagine andavano bene e che poi invece risultano più dissonanti e meno invece armoniche, sì, rispetto a quello che è il valore. Per essere completa, no? Il mondo della bellezza purtroppo ad oggi ancora viene visto magari come una cosa superficiale, no? Non sapendo veramente quello che c'è dietro, di come si può sentire una donna quando affronta un cambiamento. C'è molta consapevolezza negli ultimi anni e ti devo dire che tra le tante, chiaramente io ho un pubblico che può partire dai 15 anni e finire veramente alla donna super agé. Quello che ho notato soprattutto durante il periodo, quindi Covid e post-Covid, quindi proprio un'accelerazione secondo me durante gli anni del Covid, probabilmente perché eravamo tutti chiusi in casa e ognuno ha avuto la possibilità durante quegli anni o di non fare nulla e perdere tempo, oppure ascoltare quello che arrivava e capire cosa voglio della mia vita. E quindi poi ci arriviamo all'Ikigai da cui siamo partiti. Io vedo e sento che la generazione Z, tra tante altre problematiche che possono avere, però sono molto consapevoli di cosa vogliono invece dal mondo della bellezza. Sono dei protettori e dei conoscitori di quello che è il rispetto per la natura, forse molto di più della mia generazione, delle generazioni precedenti alla mia e di quella successivamente. Dopo la mia consapevolezza diversa, magari anche per i mezzi della comunicazione che abbiamo adesso. Beh, se consideri che è una generazione che appunto è rimasta seccata proprio negli anni del Covid, in quello che appunto i 17-18 anni, io mi rivolgo proprio a quel mondo se penso io alla mia accelerazione ai miei 18 anni, essere castrati così, che mentalmente è forte, è forte. Valeria, mi dici quello che è stato il momento più bello della tua vita? Ce ne sono stati tanti, certo, però dai, quello che viene di pancia. Sì, allora, tanti. Il primo, quando sono diventata mamma. Cioè, in ordine temporale, proprio il primo momento dove c'è la massima gioia è scoprire di essere diventata mamma. È una sensazione che non si può descrivere, ovviamente. E quello è proprio il tuo personale. Professionale, dopo la nascita di mia figlia, venuta appunto nel 96, nel frattempo di quello che abbiamo parlato mi sono specializzata accanto alla figura di mio marito su quello che poteva essere diventare una figura di make-up artist, di consulente d'immagine, e una delle gioie più grandi da un punto di vista professionale è stato quando nel 96 mi sono appunto presentata, ero, ripeto, mamma da pochissimo, cioè veramente poco. E mi sono presentata a Milano perché volevo essere rappresentata da un'agenzia, volevo provare a diventare una truccatrice nell'ambito della moda, che è sempre stato qualcosa che mi ha affascinato. E lì ho scoperto cosa significavano le porte in faccia.
E quello è un grande insegnamento, perché ad oggi io credo che ci sia poca sopportazione su quelle che sono le porte in faccia, si vuole avere tutto molto facilmente, tutto subito, e invece io quello che continuo a insegnare ancora alle mie ragazze in accademia è: anche 10 forse sono poche e servono per diventare poi chi si vuole diventare dopo, necessario, proprio necessario per fortificarsi. E io nel 96 diventai a 25 anni la persona di Donatella Versace. Dopo tante porte in faccia in agenzia, arrivai in questa agenzia che mi avrebbe rappresentato per 4 anni, e da lì grosse soddisfazioni. Campagna nel 2004 con Madonna per Versace, anni importanti che mi hanno posizionato proprio nel mondo milanese. E sai, a 24 anni non è così scontato che tu riesci ad aprire proprio quella porta giusta, che invece di farti tutta quella gavetta fa così. Nel 2000 ho capito, aspetta, questo è anche molto importante ed è di insegnamento, perché poi questo è un programma che deve, no, dare e trasmettere, anche questo è importante. Sì. Io ricordo appunto a chi ci ascolta che avevo due figli, e per seguire Donatella e quindi tutto quello che era il mondo è stata importantissima mia madre, che si è messa proprio a disposizione, perché viveva in Calabria e si è trasferita a Roma, tanto per incominciare. Perché io dal lunedì al venerdì vivevo a Milano e non vedevo i miei figli, rientravo il venerdì sera e ripartivo il lunedì mattina con il primo aereo delle 6 con i businessmen, e mi facevo di nuovo dal lunedì al venerdì qui. Come ti sentivi a star lontano da casa? Perché ovviamente adesso stai raccontando con un'energia pazzesca tutte queste cose belle, ok? Sì. Però diamo voce anche a quell'altro lato. Certo. Okay? A 24 anni, anche se diventi madre, c'è chiaramente quella volontà anche di voler diventare qualcuno. Io mi sono sentita poi negli anni successivi in colpa per avere lasciato i miei figli, no? Perché poi ci sono state anche delle evoluzioni dal fatto di avere deciso di scegliere di seguire la carriera, quindi non è facile ed è stato molto doloroso. Mi accorgevo e mi rendevo conto che i miei figli, crescendo, si avvicinavano e si accostavano alla figura di mia madre, che era la nonna, come se fosse la mamma, e questo mi provocava dolore. Anche perché mia madre era una donna del sud che voleva imporre chiaramente, no, la sua di nuovo per la seconda volta. Esatto. E io lì presi una decisione importante. Scelsi di abbandonare il mondo Versace proprio perché stavo capendo che qualcosa non stava andando bene nella mia vita privata. Okay. Quindi 4 anni mi erano serviti sia per capire questo e comprendere questo, che stavo forse sbilanciando un po' troppo la figura materna, ma anche comprendere che io non ero nata per seguire un solo personaggio, cioè non era quello che volevo nella mia vita. C'ero arrivata ed era stato importante, certo, ma non era quello che volevo. Fortissimo. Nel frattempo è peggiorato chiaramente anche il rapporto con quello che era mio marito, che è mio ex marito, perché comunque si era scatenata una forma di gelosia lavorativa. Sì. Tu sei più famosa, tu sei più importante. Io questo lo mal sopportavo. Okay. Quindi presi la decisione di separarmi, di lasciarlo, e ebbi l'opportunità tramite Condé Nast, che insomma è un grosso gruppo che si occupa di moda, di bellezza, di editoria, di poter andare in Brasile, lavorare nel mondo sudamericano, quindi conoscere anche altre gente, portarmi i miei figli con me. Ok, vedi che ogni cosa deve capitare per poi portarti alla strada giusta. Sì, ed è incredibile, guarda, come ogni cosa, perché antefatto divertente, tutto, certo. La compagna di mio figlio, da cui appunto ho avuto questo splendido nipotino, è dell'Ecuador, del Sud America, cioè quel momento della sua vita, secondo me, per i miei figli in Sud America ha significato anche vedere una visione del mondo a livello globale, culturale, rispetto a quelli che diverso. Erano cresciuti solo qui. Certo, lei le ha fatto hanno avuto delle esperienze incredibili. Bravissima. Allora ti faccio un'altra domanda, poi ci avviciniamo verso la chiusura. Mi dici uno dei tuoi prossimi sogni? Allora, guarda, io dopo 35 anni di set di moda, seguendo, lavorando come make-up artist, nel 2015 ho creato una mia linea di make-up. Questo è un progetto a cui tengo tantissimo. Sì.
Avevo iniziato questo progetto proprio rientrando dall'America e dal Brasile nel 2013 all'incirca. Nel 2015 in realtà ero già pronta in 2 anni con la linea di make-up. Solo che succede qualcosa di sconvolgente e di molto importante nella mia vita, perché nel giugno del 2015, mia madre improvvisamente, con una caduta, rompe il femore, la ricoverano e la ritrovano piena di metastasi, cosa che nessuno sapeva. Cioè c'era stato un bilanciamento in cui proprio questo tumore era cresciuto dentro di lei senza creare degli sconvolgimenti. Invece quella caduta ha sconvolto tutto e nel giro di un mese mia madre è andata via. Mia madre era una lancomista, era una appassionata del mondo della bellezza, e quindi io sono cresciuta con lei rinascente, guardando e osservando mentre la truccavano, anche perché era una donna, insomma, che amava andare all'opera, insomma, i miei genitori erano delle persone, insomma, a cui piaceva fare tante cose belle. E io ho deciso di buttare giù tutta la linea trucco già finita, perché il sogno era arrivare ad un fondotinta che potesse essere utilizzata anche da donne come mia madre, che per una vita si erano truccate e poi a un certo punto, scusa, trema la voce perché comunque è una sensazione molto ancora viva sì. Okay. Volevo dare la possibilità alle donne anche sotto stato oncologico, comunque, che avevano delle grosse problematiche nel truccarsi, di potersi truccare, perché quel momento in cui mia madre è diventata glabra, ha perso i capelli, ha perso tutto, era qualcosa di molto forte. Quindi riesco a ricompletare la mia linea trucco nel 2018 e poi sappiamo cosa succede. Succede il Covid, quindi altri 4 anni di fermo. Sì. Però la cosa bella è che ad oggi, sia nella mia parte e-commerce, perché il prodotto nasce da me, quindi porta le mie iniziali, Valerio Orlando, e all'attuale abbiamo sia farmacie che profumerie, ma la cosa bella è che nel novembre del 2019 Federpharma mi ha attestato come uno dei pochi prodotti italiani utilizzabili anche nel sistema oncologico. Quindi il mio sogno all'attuale è quello veramente di poter diventare una linea sul mercato che faccia la differenza, sia nel benessere sia nel bellessere, perché il benessere e il bellessere sono due cose differenti. A me non piace essere o dimostrare che si può con un prodotto essere belli nell'apparire esterno, ma deve essere qualcosa come un gate, un passaggio tra l'interno e l'esterno. Ritorniamo proprio a quello, no? Il non è solo una cosa estetica, no. Non è solo una cosa esteriore, no. E qui tu, con questo tuo progetto, è proprio una mission che sì. Tu hai per queste donne, per queste ragazze che sì. Purtroppo non e arrivano chiunque a vivere questo momento sì. E gli ridai sì. Bello. E devo dire sono, allora, molto difficile, perché quando non fai parte di una holding, quindi qui vogliamo certo, dare anche uno spunto di quanto sola. Possa essere difficile certo. Fare impresa in Italia. Certo. Però non mollare è uno dei segreti, cioè se senti nel tuo cuore quella fiamma, devi solo, sulla base degli errori, perché nessuno nasce imparato, certo. Sbagli, elimini, risistemi, focussata sempre, non essere tuttologa ma soffermarsi solo su quello che ti interessa e utilizzare i social non come mezzo che ti porta a fuorviarti da quello che è il tuo focussare, ma invece utilizzarlo proprio a per arrivare sì. Sì, per arrivare sì. Proprio solo possibile. Ah, Valeria, io ti ringrazio. Grazie. Sono davvero contenta di averti incontrato, piccolo pezzettino della tua vita, perché immagino sì. Quante altre cose potresti raccontare. Grazie a voi per avermi dato la possibilità che di raccontarlo. Però ho un'ultima domanda. Vai. Ok? Il messaggio che vuoi trasmettere oggi? Il messaggio è in quell'ikigai. Stare bene, e mentre tu stai bene devi riuscire a far stare bene gli altri. La ricchezza deve diventare un mezzo circolatorio in cui, se tu riesci ad arricchirti, devi dare la possibilità ad altre persone di arricchirti. Quindi un po' l'ikigai è come quello che Paolo Coelho in tanti suoi libri racconta: non è dove arrivi, ma è quello che fai durante il percorso mentre arrivi che ti porta a raggiungere l'ikigai. E io spero già di essere sulla buona strada.
Bello. E soprattutto aggiungo, vediamo se condividi, e anche le persone che incontri durante quel percorso. Selezione naturale. Ok, e quello che lasci a queste persone. Grazie mille. Grazie, Valeria. A te. E io concludo veramente con questa frase, ma perché è proprio il cuore del progetto, il motivo per il quale sei qui, che chi ti guarderà oggi, ti ascolterà e verrà influenzato in modo positivo, comunque sarà di ispirazione, basta una, ne basta veramente una, abbiamo vinto, saremo ricchi. È vero. Ed è una ricchezza al quale non possiamo dare valore. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ciao, io sono Cristina. Quella che hai visto è una storia di vita vera, una storia che spero possa esserti di ispirazione e di aiuto. Noi di Meraviglia siamo sempre alla ricerca di nuove storie di successo, storie di vita reale. Se pensi di averne una da raccontare, contattaci su meraviglialab.com. Se vuoi farti ispirare da altre storie come questa, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale.